lasciarti qui te. Di qualcosa. Sì, no, no. Allora, intanto buonasera a tutti, scusate il ritardo. Vorrei prima di tutto esprimere la gratitudine mia personale del Governo della Repubblica Italiana per la collaborazione che abbiamo registrato in queste ore con le autorità egiziane. Sono molto felice che il caso della piccola Sara Ammar si sia risolto positivamente. Vorrei davvero esprimere la mia gratitudine per l'impegno alle istituzioni del Cairo. Sapete che si tratta di una vicenda complessa che è stata seguita a tutti i livelli e che conferma una volta di più l'eccellente cooperazione che esiste a tutti i livelli tra i due paesi, e questo ha permesso l'esecuzione della sentenza delle autorità giudiziarie egiziane che hanno stabilito che la custodia della figlia spetti alla madre italiana. E questo è il primo commento che volevo fare per questa conferenza stampa. Vorrei ringraziare le autorità della Whirlpool, il ministro Federica Guidi, le rappresentanze sindacali che stanno lavorando in queste ore. Speriamo di avere buone notizie nelle prossime giorni, nelle prossime settimane, per affrontare la vicenda di questa importante azienda, alla quale noi auguriamo ogni successo in Italia e che speriamo però possa risolvere definitivamente le problematiche aperte. Oggi il lavoro è stato positivo, molto importante, e nessun esubero strutturale da parte della Whirlpool. Nelle prossime ore vediamo di poter chiudere definitivamente anche la questione che riguarda Carinaro, che è un impegno che noi abbiamo preso assicurando una missione industriale a quello stabilimento. Terzo punto, prima di arrivare nel merito del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formalmente richiesto ai ministri competenti il parere reso necessario dalla legge Severino in ordine alla vicenda che riguarda il Presidente della Regione Campania. È nostro intendimento procedere alla sospensione, come previsto dalla legge Severino, del Presidente della Regione Campania. Stiamo attendendo che i ministri competenti possano fare il parere e che l'Avvocatura dello Stato, che in queste ore ci sta fornendo un parere, ci spieghi come questa procedura si deve svolgere in considerazione di un fatto, e cioè che è del tutto evidente che si tratti di un provvedimento inedito. Per la prima volta si deve applicare la legge Severino non già a una figura istituzionale che è in carica e che deve essere sospesa, ma una figura istituzionale che deve essere proclamata e che deve entrare in carica a tutti gli effetti. Quindi abbiamo chiesto formalmente di conoscere qual è la procedura prevista, e nelle prossime ore immaginiamo di procedere rispettando non soltanto la legge ma anche la procedura che ci verrà proposta dagli organi competenti. Quarto e penultimo punto, prima di arrivare a questo importante decreto legge che presentiamo insieme a Piercarlo, che più dettagliatamente presenterà Piercarlo, cui va la mia gratitudine per il lavoro svolto in queste ore insieme al ministro Orlando, al viceministro Costa, che era oggi al posto di Orlando in Consiglio dei Ministri, al sottosegretario De Vincenti, al ministro Boschi, che hanno seguito la redazione di questo provvedimento. Prima di arrivarci, ancora due considerazioni. Il primo sul fisco: abbiamo iniziato l'esame dei decreti fiscali, abbiamo discusso anche a lungo dei singoli provvedimenti. Vorrei rassicurare rispetto alle polemiche del passato: non c'è più la questione del 3%,
non c'è la questione complessa della frode non frode, quindi quando vedrete i testi avrete qualche notizia in meno, ma noi ci auguriamo naturalmente che non di meno vi siano tutte le condizioni perché possiate apprezzare lo sforzo di semplificazione che stiamo cercando di svolgere. Il punto è che i testi non erano perfettamente limati e quindi, di conseguenza, onde evitare che si ripetessero vicende come quelle del passato, abbiamo preferito, penso che ci possiate comprendere, rinviare l'approvazione definitiva al giorno venerdì alla fine del Consiglio europeo, poi io se non tornerò in tempo sarà Piercarlo a presiedere il Consiglio dei Ministri, ma venerdì approveremo definitivamente i decreti che sono oggetto della delega fiscale. Abbiamo scelto di non intervenire sul catasto, non perché non sia un buon lavoro quello fatto, ma perché nelle more dell'approvazione della local tax ogni tipo di intervento potrebbe sembrare come un intervento di aumento delle tasse, anche se il testo prevedeva una invarianza di gettito, ma capite che se c'è un'invarianza di gettito, ma io pago meno, ma Piercarlo paga di più, nel racconto esterno è come sempre un aumento di tassazione. Quindi abbiamo le norme che sono pronte anche a essere discusse, ma non le terremo dentro la delega, eventualmente le verificheremo in un secondo momento laddove sarà possibile dopo l'approvazione della tassa locale. Dicevo che mi mancava l'ultima cosa, ho fatto gli annunci, gli avvisi pastorali li ho fatti prima, gli avvisi parrocchiali che si fanno alla fine e al termine della messa, li ho fatti all'inizio della conferenza stampa. L'ultimo avviso parrocchiale riguarda due nomine importanti, vi saranno consegnati i curricula sia per la nomina dell'Enit, inizia il percorso dell'Enit, che per la nomina del Gaslini di Genova. Entrerei rapidissimamente nel merito del decreto legge che cerca di assicurare velocità e efficienza alla giustizia economica, diciamo così con un'espressione un po' arzigogolata ma che rende l'idea, e che punta a disincagliare i tanti crediti oggi bloccati non soltanto nel mondo del credito e delle banche, ma anche delle aziende, delle imprese che hanno un sistema in Italia molto complesso e complicato. Per questo, recuperando una raccomandazione dell'Unione Europea, della Commissione, recuperando cioè uno degli impegni ai quali ci siamo convintamente dedicati, che è quello di riuscire a modificare le regole sui crediti, oggi abbiamo presentato un decreto legge che sarà nelle prossime ore all'attenzione del signor Presidente della Repubblica e che avrà un ovviamente arco di tempo di approvazione in Parlamento che è molto significativo nei prossimi 2 mesi, ma essendo poi una scadenza a meno di 60 giorni per convertirlo in legge, noi siamo assolutamente impegnati su questo, che riguarda le norme concorsuali, le procedure concorsuali, le procedure esecutive, che riguarda le cosiddette DTA, poi Piercarlo entrerà nel merito, che riguarda alcuni provvedimenti sul processo civile telematico, compreso l'assunzione di 2.000 operatori della giustizia presi dalle province italiane. La settimana scorsa abbiamo fatto un atto, no, 2 settimane fa, analogo sui membri della polizia provinciale, e che riguarda anche la possibilità di semplificazione del processo civile telematico, del processo amministrativo, che rende più semplice in Italia recuperare i propri soldi. Questo pacchetto è un elemento di credibilità del sistema italiano agli occhi dei cittadini, agli occhi dei creditori, ma anche, lasciatemelo dire, agli occhi dei mercati e degli stakeholders europei di grandissimo impatto. Si tratta di un provvedimento che dimostra una volta di più che qui stiamo facendo le cose sul serio, quelle riforme strutturali che erano attese da troppo tempo. La dico così e do la parola a Piercarlo. Sarebbe stato meglio se questo
testo fosse stato approvato 5 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, avrebbe avuto una forza decisamente superiore. E aggiungo, se questo fosse accaduto, il credito alle piccole imprese non sarebbe venuto meno negli anni della crisi. Perché il vero dramma è la presenza di tante aziende che potrebbero avere un futuro, ma che non ce l'hanno perché le banche non sono in condizioni di dare loro credito. Bene, con questo provvedimento non soltanto si recupera, io credo, la fiducia degli operatori e degli investitori internazionali, che pure sta già crescendo in questo periodo, ma si recupera anche la fiducia di tanti italiani e italiane, semplificando le procedure legate al fallimento, le procedure legate alle procedure esecutive, alle procedure concorsuali. Per tutti questi motivi, la parola al Ministro Padoan. Grazie, buonasera. Come il Presidente ha già detto, le misure approvate hanno a che fare con la necessità di rimettere in moto definitivamente il mercato del credito, che attualmente risente del peso dei crediti incagliati, dei cosiddetti crediti non performanti, che trattengono risorse presso le banche e impediscono quindi alle banche di usare queste risorse e il capitale per accelerare il credito alle imprese. È un provvedimento che facilita il disincaglio dei crediti in sofferenza e lo facilita salvaguardando sia i diritti dei creditori, sia la posizione dei debitori che evidentemente sono in difficoltà in queste situazioni. Quindi prevede una serie di misure che hanno a che fare intanto con la possibilità che si concedano ai debitori in una fase interinale finanziamenti aggiuntivi per poter continuare a operare. In secondo luogo, che permetta esplicitamente ai debitori di intervenire a recuperare i propri assets se questa situazione lo prevede, in una situazione concorrenziale, e cioè prevede esplicitamente che altri attori, oltre ai creditori e debitori coinvolti nella relazione di credito, possano accedere con proposte migliorative della risoluzione del credito, a beneficio quindi sia del creditore che del debitore dell'impresa che eventualmente voglia uscire da questa situazione per intraprendere altre attività. Infine, e sto andando per sommi capi, uno degli altri principi importanti, molto innovativi, è che qualora ci sia da parte della maggioranza dei creditori un accordo sulla risoluzione consensuale dei rapporti di credito con le imprese, non ci possa essere, per così dire, una dittatura della minoranza che impedisce di concludere questo accordo. Questa è una norma che, come immagino sapete, è vigente negli altri mercati finanziari, soprattutto nei mercati anglosassoni, che permette di facilitare rapidamente la conclusione di questi contratti e sicuramente, inoltre, questa è l'evidenza empirica che ce lo dice, minimizza i costi di risoluzione dei contratti, quindi produce una situazione positiva per ambedue i lati. Ci sono poi altri dettagli specifici che potrete vedere nei decreti, ma questo era il messaggio principale. C'è un'altra misura che è stata approvata che riguarda la deducibilità delle perdite ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti, che fino ad oggi poteva essere le banche che avevano questi crediti potevano beneficiarne in 5 anni, addirittura prima ne potevano beneficiare in 18, e questo naturalmente costituiva un congelamento di un possibile capitale disponibile delle banche. D'ora in poi i nuovi diritti accesi da queste svalutazioni dei crediti possono essere goduti, per così dire, nell'anno in cui emergono, e questo accelera notevolmente l'aggiustamento dei bilanci delle banche e permette quindi alle banche di dedicare più capitale al credito, e di nuovo questo è un meccanismo che, come è successo in altri paesi, si sa che facilita la ripresa del credito. Aggiungo e finisco che quest'ultima misura avviene a costo zero per il bilancio pubblico, anzi può darsi, stiamo facendo le simulazioni, potrebbe portare anche dei piccoli benefici al bilancio, quindi è una situazione che decisamente migliora la situazione generale del sistema creditizio, ma di tutta l'economia.
Grazie Piercarlo, prima di darvi la parola vorrei che fosse chiaro che quello che ha detto il Ministro dell'Economia e che ho detto anch'io dimostra una volta di più che c'è una volontà straordinaria del governo italiano a fare tutto ciò su cui si è impegnato con i propri cittadini, con i propri parlamentari e con i propri partner europei. Cioè questo è un momento nel quale giorno dopo giorno non passa un attimo senza che noi non portiamo avanti la bandiera delle riforme strutturali, e voglio che questo sia un messaggio che arriva forte e chiaro in un momento di discussione anche a Bruxelles a 360 gradi. Noi siamo nelle condizioni di poter riportare l'Italia là dove deve stare, e già che ho detto questo, siccome stamattina stavo sul tetto d'Europa, sul Monte Bianco, lasciatemi dire che l'orgoglio italiano che abbiamo toccato oggi al Museo Egizio, che abbiamo toccato oggi alla funivia sul Monte Bianco, tra l'altro tu che sei un esperto di montagna, appassionato, è una cosa meravigliosa, la sentiamo anche a tutti i livelli in tante altre questioni. Lasciate da qui fare in bocca al lupo di Piercarlo e mio all'Alfa Romeo, che domani sera alle 20:30 svelerà la nuova Giulia, ed è un altro momento di grande orgoglio del nostro paese, oltre che ovviamente di grande interesse e importanza per il futuro di alcuni stabilimenti, a partire da quello di Cassino. Se ci sono domande le prendiamo, se no vediamo, e buonanotte. Ci sono domande? Non l'avrei mai detto, secondo me sono per te. Buonasera, volevo sapere se era stata chiesta e autorizzata la fiducia, la questione di fiducia sul DL scuola. Sì, poi vedremo domani se sarà posta, comunque è un testo sul quale il governo ha autorizzato il ministro per i rapporti con il Parlamento a porre domani la questione di fiducia, se sarà necessario, vedremo. Invece il tema Europa, e mi sa appunto che domani lei andrà. Chiedo scusa su questo punto, però per chiarezza, il tema è sempre quello. Come avete visto, c'è stato uno sforzo anche con il maxi emendamento per cercare di farsi carico di alcune posizioni diverse. Se ci sarà le condizioni di un dibattito parlamentare tranquillo, noi volentieri eviteremo il ricorso al voto di fiducia. Quello che è importante è che sia chiaro che se va in porto la riforma ci sono 100.000 assunzioni, più soldi per i professori, più investimento sul futuro didattico della scuola. Se non va in porto, per carità di Dio, naturalmente grande rispetto per tutti, però le assunzioni saranno le 20-25.000 previste dal turnover e la situazione resterà quella che è, e quindi credo che l'alternativa debba essere chiara per chi domani in Parlamento, senatori, domani al Senato, dovrà decidere come comportarsi, se scegliere la strada dell'ostruzionismo, come diceva oggi il capogruppo di Forza Italia Romani in sede di conferenza dei capigruppo, dove diceva noi abbiamo fatto l'ostruzionismo, siamo per l'ostruzionismo, o chi invece scommetterà sul futuro dell'educazione di questo Paese. Prego. Appuntamento domani l'Europa, e il tema dei migranti rimane centrale. Leggevo. Ah sì, il Parlamento Europa, sì. Sì, sì, sì. Perché domani il Consiglio Europeo è giovedì, non domani. Bene. Sì, sì, no, domani, perché c'è il passaggio al Parlamento. Certo. D'accordissimo. Leggevo il discorso dell'Ungheria che rifiuta le norme sul diritto d'asilo, insomma, altri muri che sorgono in Europa. Sì, io credo che domani uscirà un pezzo su alcune testate europee, ovviamente poi domani io parlerò in Parlamento, ribadisco quello che ho già detto in altre sedi, il problema non è tanto solo per l'Italia, è un problema per l'Europa. L'Europa che cos'è? Soltanto un insieme di vincoli, di spread, di regole, o ha un'anima? Se ha un'anima è chiaro che questo problema va gestito insieme. Poi naturalmente noi rispettiamo le singole scelte nazionali, non abbiamo il desiderio di lasciare il problema ad altri, il cerino ad altri. Aggiungo, lasciatemelo dire, che sarebbe molto facile per noi fare polemica. Sarebbe molto facile per noi fare polemica oggi. Vale a dire che la regola del gioco di oggi, Dublino 2, nasce da provvedimenti di altri governi, segnatamente del governo guidato dall'onorevole Silvio Berlusconi. Sarebbe molto semplice per noi ributtare la palla di là, ma credo che in questo momento l'Italia debba, quindi il principio per il quale lo Stato che si deve far carico dei richiedenti asilo è lo Stato di primo sbarco, è un principio statuito da Dublino 2. E
Il principio che noi abbiamo proposto delle quote è stato votato dal Parlamento europeo con la Lega che ha votato contro. La Lega ha votato contro la proposta italiana di distribuire in altri paesi i richiedenti asilo. Sarebbe molto semplice per noi alimentare la tensione o la polemica su questo, però a mio giudizio arrivano dei momenti in cui il paese deve stare insieme, deve essere unito, per cui noi giovedì mattina alle 9 vedremo tutti i presidenti di regione, domani inviteremo i parlamentari a affrontare insieme questo passaggio. Le modalità specifiche con cui i singoli stati decidono di stare al tavolo dipendono naturalmente dalle conclusioni del Consiglio europeo e dalle valutazioni degli stati membri. Per me è importante capire se questo è un problema che dobbiamo affrontare da soli, nel qual caso l'Italia farà la propria parte, o se è un problema nel quale l'Europa dimostra di avere qualcosa di più, di un insieme di regole, ma di avere un'anima e un cuore. E questo lo vedremo nelle prossime ore. Con l'Italia, io l'ho detto e lo ribadisco, che non rinuncia alla propria storia di civiltà per la paura o per mezzo punto nei sondaggi. L'Italia è un grande paese che continuerà a salvare le vite umane, che rimanderà indietro coloro i quali devono tornare indietro, vale a dire quelli privi del diritto all'asilo, e che continuerà ad accogliere quelli che hanno il diritto di essere accolti. Però il punto dell'Italia è che questa partita la vuole gestire insieme all'Unione Europea, non perché l'Italia da sola non ce la faccia, ma perché l'Europa, che se non coglie questa occasione, perde la propria identità, la propria dignità e, permettetemi di dire, perde se stessa. Quindi questo è il motivo per cui noi invitiamo gli altri paesi europei ad appoggiare le proposte che verranno formulate dalla Commissione, sapendo che il quadro di regole di oggi è un quadro Dublino 2 in cui il problema sarebbe soltanto nostro. Però non mi vedete fare polemica contro chi quell'accordo ha firmato. Io non l'avrei mai firmato, ovviamente. Prego. Buonasera, l'ultima, poi si va a letto, sono le 22. Ultimissimo. Buonasera Presidente, Manolo Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Le volevo chiedere, il Governo chiede i pareri... Lei è così cortese da avvicinare il microfono, mi scusi. Il Governo chiede i pareri ai ministri competenti, all'Avvocatura dello Stato, per la questione della Campania. Quello che le volevo chiedere è se il Presidente De Luca riuscirà a nominare un vicepresidente o c'è un rischio caos per la Campania. Grazie. È evidente che la norma sul punto lascia uno spazio interpretativo, perché, come le dicevo prima, la norma non prevede il quando debba essere sospeso il presidente risultato eletto che non era già nella sua funzione, nel suo incarico, nel momento in cui viene colpito dal provvedimento della Severino. Ed è anche l'argomento sul quale ho chiesto una specifica tecnica. Mi devono spiegare a norma di legge qual è la strada più corretta, sapendo che lì ci sono degli interessi, direi di rilevanza ordinamentale e quasi costituzionale, cioè il fatto che il voto dei cittadini abbia una propria espressione, il voto espresso dai cittadini abbia una propria concretizzazione, il diritto del Consiglio regionale, che è organo rilevante, a costituirsi, e contemporaneamente il principio al quale noi non intendiamo derogare, per il quale la legge Severino vale per tutti, compreso per Enzo De Luca, il quale naturalmente poi avrà le possibilità di fare i ricorsi come prescrivono le leggi, ricorsi che ad esempio ha fatto Gigi De Magistris, in quel caso al Tribunale Amministrativo, perché ancora non si era pronunciata la Corte di Cassazione. È chiaro che per chi ci ascolta da casa il meccanismo è molto complicato, ma essendo un meccanismo per il quale occorre avere tutte le procedure di norme di legge rispettate, la legge prevede che vi sia un parere che sentito il Ministro dell'Interno e il Ministero degli Affari Regionali, per cui noi abbiamo chiesto a loro, io ho chiesto in più, perché io voglio stare tranquillo, anche all'Avvocatura dello Stato, e nel momento in cui
ci sarà dettagliato gli atti che dobbiamo fare, noi agiremo di conseguenza nel pieno rispetto della legalità, dei principi e senza alcuna norma ad personam. Beh, credo che siano questione di immagino, trattandosi di pareri, non è che te li danno al minuto, perché sono vicende in cui scrivendo una pagina nuova ci sarà bisogno di capire le varie opzioni, ma non sono certo pareri che durano settimane, per cui si tratta di qualche giorno e agiremo di conseguenza e verificheremo qual è lo spazio, quando è che deve scattare il provvedimento di sospensione, quando è che deve essere firmato. Io sono pronto a firmarlo nel momento in cui la procedura rispettosa della legge mi dirà che devo apporre la mia sigla e la mia firma. Noi siamo bravi e gentili, prendiamo l'ultima domanda. Vada. Questa però per Padoan, perché... Sì, bravo. Fonte di Reuters. Volevo tornare sul decreto sulle banche. Le procedure concorsuali e il nuovo regime sulla deducibilità delle perdite facevano parte di un pacchetto che doveva affiancare la bad bank propriamente detta, cioè un veicolo munito di garanzia pubblica che comprasse dalle banche le sofferenze. Il fatto che il governo abbia fatto questo decreto significa che il progetto del veicolo è definitivamente tramontato per le obiezioni dell'Europa? No, non significa. Se possiamo anche avere quell'altro strumento di cui lei parlava, compatibilmente con la disciplina degli aiuti di Stato governata dalla Commissione, sarà uno strumento in più. Però vorrei subito dire che le misure che abbiamo varato oggi sono già, a nostro avviso, estremamente potenti ed efficaci per mettere in moto un mercato secondario dei crediti in sofferenza che sarà molto utile per il rilancio dell'economia. Signori, è stato un piacere aver condiviso con voi questa meravigliosa giornata, iniziata al Museo Egizio, iniziata ieri sera perché Pieri è già andato via e me era rimasta la Grecia, siamo venuti via mezzanotte, poi il Museo Egizio, poi Courmayeur, poi un meraviglioso Consiglio dei Ministri e adesso al lavoro per andare domani in Consiglio, prima in Parlamento, poi Consiglio Europeo, una vita è meravigliosa. Buon lavoro a tutti, ciao, buona serata.